assolutamente quadrata, cattiva, cinica, affamata, agguerrita. È una squadra che insomma, dà sempre l'impressione di poter affondare il coltello nel burro. E credo che la difesa del Monaco possa soffrire parecchio domani sera. Quindi io credo, anzi mi aspetto, sono quasi certo, un passaggio del turno della squadra bianconera. Se è quella che abbiamo visto non a Parma, ma lì è stato, come dire, un errore di sottovalutazione, un errore di testa più che altro, ma la squadra che abbiamo visto battere la Lazio. Juve-Lazio ci fa pensare ovviamente anche alla finale di Coppa Italia. In quell'occasione verrà introdotta la tecnologia dell'occhio di falco. Ecco, volevamo chiederti, sei favorevole a questo tipo di tecnologie? Guarda, noi come Rai, durante il periodo della mia direzione Rai Sport, collaborammo con l'Udinese Calcio e con un istituto che era stato scelto come locomotore di questa iniziativa, proprio per sperimentare con un certo numero di telecamere poste in luoghi e punti assolutamente nevralgici dello stadio per risolvere il problema del gol o non gol. Quindi diciamo che quello che arriverà per la finale della Coppa Italia non dico che sia figlio, ma quantomeno è un nipotino di quello che noi avevamo cercato di fare qualche anno fa. Stiamo parlando del 1998, 98-99.